Martedì 21 giugno ad Ivrea sono state inaugurate due salette riservate alle donne vittime di violenza, una presso il commissariato della Polizia di Stato e l'altra presso il comando della Polizia locale. Le due salette nel capoluogo eporediese sono una nuova tappa del progetto Una stanza per te, avviato nel 2014 dall'allora provincia di Torino e sostenuto in seguito dalla città metropolitana. È un'idea nata da una proposta dell'associazione Svolta Donna per creare, appunto all'interno di commissariati e caserme, degli spazi protetti, accoglienti, ma adeguatamente attrezzati per raccogliere le testimonianze delle donne che entrano per denunciare violenze su di sé o sui propri familiari. L'idea di costruire le salette è nata in seno al tavolo di coordinamento provinciale contro la violenza alle donne, un organismo che riunisce enti pubblici e associazioni che lavorano sul territorio, con l'obiettivo di costituire una rete di soggetti che, ciascuno nel proprio ambito di competenza, mette a disposizione professionalità e servizi. Sì, il nostro territorio ha una lunga storia di attenzione alle vittime di violenza e alle cosiddette fasce deboli. Già dal 2000 presso la Procura personale del Corpo di Polizia Municipale ha sviluppato un ufficio fasce deboli in collaborazione con le assistenze sociali del territorio. Queste stanze si aggiungono, sono un luogo calmo dove le persone vittime di violenza possono parlare con degli operatori, eventualmente fare delle denunce e iniziare un percorso di uscita da queste situazioni estremamente pericolose, estremamente tragiche, come lo dimostrano i fatti di cronaca di questi giorni, ma molto lunghe e molto complicate. Il vostro comandante dei Vigili Urbani ha dato dei numeri proprio sulle denunce che ci sono state in questi 6 mesi abbastanza preoccupanti. Come mai? Qual è il legame con la situazione sociale del territorio? I numeri sono relativi a circa 1000 fascicoli aperti in questo periodo, 40 donne sono state udite vittime di violenza. Il nostro territorio non è un territorio particolare da questo punto di vista, purtroppo la situazione è diffusa in tutto il mondo, ma su tutto il territorio nazionale. Direi che in questo territorio c'è una maggiore sensibilità a questi temi, per cui diciamo che il lavoro congiunto di operatori sanitari, ASL, operatori sociali, consorzi in rete, operatori di prossimità come sono i vigili urbani, forze dell'ordine, fa sì che alcune situazioni di questo genere possano emergere e possano essere prese in carico.